Manolo Mureddu, assemblea qui a Carbonia dopo l'incontro al MISE per la valutazione dello stato di avanzamento dell'avvertenza ex Alcoa, oggi si dirà Lois. Mi pare sia emerso un moderato ottimismo, una certa fiducia nella prospettiva. Assolutamente sì, un moderato ottimismo per il proseguo dell'avvertenza. La Sidralois, seduta al tavolo insieme alle organizzazioni sindacali, quindi a noi, ha manifestato la volontà di arrivare in tempi rapidi alla concretizzazione di tutti quei percorsi burocratici e legislativi che possano portare appunto all'inizio delle lavorazioni per il riavvio produttivo. C'è da chiudere l'accordo di programma, si dovrebbe chiudere entro il mese di maggio. La società ha manifestato la sua volontà di arrivare in tempi rapidi all'assegnazione di questo percorso di riavvio produttivo ad un'unica azienda tra le tre che in questo momento stanno valutando gli impianti. Sono tre aziende molto importanti in ambito internazionale per background, per know-how, per capacità appunto di riavviare questa tipologia di smelter. Siamo fiduciosi perché c'è una volontà netta di arrivare all'obiettivo finale, che è quello che noi ci siamo prefissati in questi anni. Per quanto riguarda le autorizzazioni ambientali, la Sidralois ha dichiarato di essere entrata in una fase positiva, ovvero di poter utilizzare quelle autorizzazioni che già erano presenti nello stabilimento per l'attività produttiva. Le stesse autorizzazioni si potranno utilizzare per far partire le lavorazioni, il revamping degli impianti e quindi il riavvio produttivo. Successivamente poi bisognerà chiederne delle altre per l'attività produttiva vera e propria. All'interno poi della discussione il ministro Calenda ha presentato questa innovativa offerta appunto di partecipazione dei lavoratori all'azionariato dell'azienda e quindi anche all'introduzione di nuove relazioni industriali più innovative, più partecipative e in grado appunto di responsabilizzare maggiormente i lavoratori verso gli obiettivi che la società intenderà prefiggersi. Questa è una novità che noi dovremo e vorremmo valutare nel merito appena il progetto verrà presentato ufficialmente, contiamo che venga fatto entro fine aprile, dopodiché valuteremo quelli che saranno i benefici, quelli che saranno i vantaggi, gli svantaggi, quelle che saranno le modalità e ovviamente anche la cornice legislativa all'interno della quale questa partecipazione si potrà esplicare. È importante però in tutto questo anche un elemento, ovvero la partecipazione di Invitalia per il 20% alla società. Dopo tanti anni nei quali si diceva che lo Stato non poteva intervenire in vertenze di questo tipo, in realtà produttivo-industriali di questo genere, in realtà oggi si sancisce che non solo Invitalia ha favorito il passaggio per l'acquisizione dello stabilimento, ma addirittura parteciperà in maniera attiva e questo per noi è fonte di garanzia, perché Invitalia verificherà ovviamente l'andamento societario, l'andamento della realtà produttiva industriale da qua ai prossimi anni. Siamo ottimisti, continuiamo nel percorso che abbiamo intrapreso negli anni scorsi, il nostro obiettivo ovviamente è quello di riportare in tempi rapidi i lavoratori all'interno del ciclo produttivo e di dare nuovamente una prospettiva, una vita a questo stabilimento dopo sei anni di durissime lotte e di speranze che non si sono mai affievolite, ma che però spesso sono state messe a dura prova dagli eventi.